ieri pomeriggio a Casa Serena è stato riproposto un frammento di Faradda, un'iniziativa interamente dedicata agli anziani dell'istituto di Via Pasubio che hanno potuto assistere ai balli e alle evoluzioni del candeliere pensato e costruito nella struttura. Il cero di legno vanta 20 anni. Fu infatti realizzato nel 1997 ad opera di alcuni ospiti, operatori e volontari. Un omaggio alla Madonna Assunta, oltre che un modo per permettere agli anziani di assistere almeno a un pezzo di discesa per loro impossibile da seguire a causa dell'età. Ieri, nel pieno rispetto di una seppur giovane tradizione, c'è stata anche la vestizione del candeliere. Nel pomeriggio, dopo la benedizione da parte del cappellano dell'istituto, presente la direttrice Barbara Fozza e l'assessore Albacanu, in rappresentanza di Palazzo Ducale, ha preso il via la Danza del Cero, alla quale hanno partecipato, oltre agli ospiti e agli operatori di Casa Serena, i ragazzi e i rappresentanti di alcuni gremi, in particolare dei sarti, che tutti gli anni si impegnano affinché la festa riesca nel migliore dei modi. I colori delle bandiere, insieme con la bravura dei portatori nel far ballare il candeliere, hanno incantato anche quest'anno gli spettatori. Nell'occasione è stato anche nominato un nuovo obriere, Nino Moro, 80enne, che succede all'obriere dello scorso anno, Giovanni Mura.